Si presentava dunque tutt'altro che agevole la trasferta del Forlì nell'anticipo di campionato. Il Corticella già aveva sorpreso i biancorossi con un 3-1 che aveva rilanciato i bolognesi ed è un Corticella che parte ancora spron battuto. Siamo al 9° minuto del primo tempo, pallone ricevuto da Trombetta, conclusione che batte Pezzolato sul primo palo, complice forse anche una deviazione. Eh sì, effettivamente c'è una deviazione che mette fuori causa il portiere del Forlì. 1-0 per il Corticella che potrebbe già raddoppiare, ma Pezzolato salva letteralmente la propria porta su Trombetta, sempre lui scatenato. Forlì però ha un passo dal pareggio al 24esimo sulla punizione di Prestiani. Greselin sfiora il palo e vicinissimo però al bis anche Trombetta sul finire della prima frazione di gioco. Il secondo però è un monologo del Corticella che prima si divora il 2-0 con Alboni. Lo stesso Alboni diventerà molto però attivo per il Corticella, servendo l'assist che vale il raddoppio sotto misura. Sugliani tocca e batte il portiere Pezzolato e a questo punto il match diventa assolutamente in salita per un Forlì che qui viene sicuramente trovato scoperto nella penetrazione sulla destra, mentre invece al minuto numero 76 Trombetta salta anche il portiere e segna una tris che abbiamo visto Maggioli andare giù nell'inseguimento. Può essere anche più pesante del punteggio che sta maturando sul campo del Corticella, un infortunio muscolare probabilmente per Maggioli, un poker che invece arriva col colpo di testa di Bertani che vale il 4-0. Tutto solo difesa del Forlì che in questo momento assolutamente non è presente a se stessa. L'ultima punizione per il Corticella finisce alta sulla traversa, insomma un match stregato per il Forlì che cede di schianto contro il Corticella col punteggio di 4-0.